già un po' che si stava allenando con noi, ma non potevamo tesserarlo prima proprio per il problema della finestra di mercato che si apriva solamente qui in gennaio. Mentre Gerson Fernandes è un giocatore che praticamente abbiamo concluso da un punto di vista anche burocratico questa mattina tutte le operazioni tra Leicester dove giocava e Saint-Étienne, la squadra che detiene tuttora la titolarità dei diritti sul suo cartellino, e quindi speriamo che di poterlo avere a disposizione già fino a domenica, ma non lo sappiamo ancora perché c'è stato questo problema qua un po' burocratico, e quindi vediamo poi le leghe, le federazioni per il transfer che tempi avranno. Dunque partiamo da Gerson Fernandes, ma partiamo prima da Panchon, che è arrivato prima. Fanchon è come ruolo, come sapete, è un esterno sinistro, giocava nello Strasburgo, un club che ha avuto dei problemi finanziari, quindi dal fallimento dello Strasburgo si è liberato e noi siamo riusciti ad arrivare sul giocatore per poi riuscire a assicurarci le sue prestazioni. Quindi diventa a tutti gli effetti ora un giocatore dell'Udinese con un contratto pluriennale di 5 anni. Quindi non so se volete fare qualche domanda ora. Andiamo per ordine, siamo prima Fanchon. Fanchon e poi a Gerson. Guido? Allora, noi l'abbiamo già visto all'opera non amichevole e aveva ben impressionato soprattutto quando aveva giocato nella difesa a 4, perché lui forse era abituato a giocare a 4, qui forse dovrà abituarsi a giocare un po' più alto, no? Perché la difesa l'Udinese gioca con la difesa 3 con 5 centrocampisti. In questo periodo che si è allenato si è avuto tempo di migliorare da questo punto di vista. Sicuramente la difesa a 4 è più difensiva, mentre io come qualità sono più, ho più delle qualità offensive. Donc la défense en 3-4-3, moi ça me permettra de montrer plus mes talents offensivement. Per quanto riguarda appunto il modulo 3-4-3, sicuramente mi sento più a mio agio e avrò modo di mostrare quelle che sono le mie qualità. Après, il faut que, encore que je travaille encore avec le placement et m'adapter à l'équipe. Et sicuramente, devo lavorare molto sulla mia posizione e adattarmi alla squadra. Questo significa che Fanchon, che giocava terzino, esterno sinistro, una difesa 4, può fare il centro sinistra, che è un po' diverso. Centro sinistra come? A tre. A tre. A tre difensori entrano. Guida. Ma après savoir avec le coach ce qu'il attend de moi. Après moi où il voudra me mettre, ben, j'essaie de travailler pour le convaincre et réussir à prendre ma place dans le poste qu'il me met. Tutto dipenderà dall'allenatore, in quanto appunto nei prossimi mesi giudicherà lui dove posizionarmi, e quella posizione che mi darà sarà quello che appunto sarà dove giocherò.
Buongiorno, una domanda sia al direttore sia al giocatore. Al giocatore volevo chiedere se conosce già Udine, come si è ambientato in questi mesi di permanenza. Al direttore, se l'arrivo di un laterale sinistro prevede eventualmente la partenza, si è vociferato di Pasquale al Bologna, o comunque la squadra si sta rinforzando e va bene così come numero su quella parte. Surtout aussi les restaurants, parce que les pâtes et les pizzas ici c'est magnifique. Spécialement les restaurants, parce que la pâte et la pizza sont magnifiques. Ah non, non, il direttore, scusate, finiamo dopo. No, no, una proposta, la domanda sua va bene, solo che adesso facciamo i due la mia proposta. Dopo risponde su Pasquale e su altre operazioni di mercato, visto che siamo in periodo di mercato. Se vi va bene, se no risponde subito, ma viene, mescoliamo tutto. Ne approfitto per togliere subito il discorso, che mi ha fatto una domanda, quindi allora faccio anche perché faccio presto rispondere, che il mercato inizia ora, quindi vediamo quali opportunità ci saranno e in base alle opportunità che ci potranno essere valuteremo, quindi dire ora quello che andremo a fare è prematuro, ecco.